Ciao a tutti ragazzi da Corazon29 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. E eccoci su sbaglio già all'inizio, però fammi capire. Siamo su Inazuma Eleven Go con lo stuono. Allora ragazzi, prima di tutto, vedete già il primo film, vabbè. Nemmeno Rock, Regione d'Arco, però prima di tutto volevo scusarmi, sono uscito ieri. L'episodio ragazzi, ma davvero non sono mai stato a casa praticamente ieri. Da una cosa all'altra veramente non ho potuto fare niente. Minecraft era programmato, non ho potuto nemmeno mettere un gameplay dei Pokémon, qualsiasi cosa fosse. E mi dispiace ragazzi, ma vi devo dare questa notizia sinceramente. Penso di non riuscire a reggere l'episodio del giorno di Inazuma. Vi dite, ma sì, ce la fai? No, perché non potete capire davvero ragazzi. Sono 20 minuti di registrazione episodio, poco meno, insomma, a volte 17-18, vabbè. Poi il video pesa tantissimo, devo caricarlo, ci metto 2 ore a caricare. E potete capire insomma anche voi che è una bella cosa. Un pallone ce l'avete? Avete detto che invece di parlare devo far sentire i dialoghi, non me lo... Ma ragazzi, i dialoghi sono anche scritti, quindi potete leggerli benissimo. Mutate la mia voce e leggete i dialoghi, no, veramente. Cioè. Vabbè. Infatti abbiamo visto che era tipo difensore, cioè aveva più difesa che attacco nei come parametri. Dai, metti a fuoco. Si vede che Giovanna d'Arco è molto credente, quindi anche per questo si ricollega appunto questo. Ok, non mi fanno fare le cose importanti, però raggiungi Giovanna al cortile per fare 2 metri e me lo fanno fare a me, vabbè.
Eccoci qua. Ah, questo vende mosse. Cioè così, non sanno cosa è il calcio. Vabbè. Va bene. Tu chi sei? Ah! Ho preso un tema così. Va bene, lo sapete anche voi adesso, ragazzi. I gameplay servono anche a questo, no? Non combattere, è il calcio, il calcio. Mi sono grata, la grata, no? Le cose riguardo, cioè, vabbè, lasciamo stare. Tu Riccardo, no? Tu Riccardo che fai? Solo lui si presenta, vabbè. Andiamo al castello con il carro. Che fighi che siamo, guarda un po' ragazzi, con l'armatura. Tesoro. Caffè latte. Vabbè, vabbè, sempre qui il caffè. Vabbè, lasciamo stare. L'America deve ancora essere scoperta. E il caffè dall'America viene, quindi il caffè latte qui. No! Cioè, voi non potete capire, ragazzi, ma a me ricorda tantissimo Golden Sun, questa cosa qui. Sapete che Golden Sun è il mio gioco preferito, no? Ricordo che c'era una scena in cui con caravana, con i cavalli, appunto la carovana. Si passava da una città all'altra, cioè non è che la facevi tu, ma era una scena del gioco così automatica, si deve una visuale un po' così del genere. Dove c'era il re che scappava dalla città, perché non mi ricordo neanche io la storia, che c'era una calamità o qualcosa. Mamma mia ragazzi, che ricordi. Una visuale un po' la Golden Sun questa, cioè, proprio i giochi anche quelli vecchi, intendo, che bello, che bello. Questa scena mi ha riempito il cuore ragazzi, veramente. Presentiamoci al principe Carlo.
Principe Carlo. Salve ragazzi e bentornati sul canale del Principe Carlo. No. Salve ragazzi e benvenuti sul canale del Principe Carlo. Oh signore. Cioè, davvero, sono medio... No, sul serio, stanno facendo tutta questa storia. Sarà dietro una parete, non so. Qualcosa. Voilà. Ah, quindi sta dicendo da solo che non è lui, piace beccarlo, vabbè. Che devo fare? Devo uscire? Sinceramente è un brutto... Una brutta missione questa, perché non so cosa fare. E questo chi è? Questo chi caspita è? Squadra plagiata. Oh Gabi, da quanto tempo non giocavo con te? Grande esordio direi con questo numero. Dai ragazzi, devi imparare ad avere una mossa di attacco, diciamo di tiro, diversa dalla furia del vento. Evoluzione 1. No, palo. Vai Gabi, se la prendi a gol. Cinta di nebbia, mi era mancata. Grande Gabi, 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 Gabinetto. Holy cacchete. E se ne va. E ci sarà tiro? No, no. Un tiro normale, anzi di media forza, non esageriamo. E penso proprio ragazzi che perderanno fra nulla e quindi ci sarà il gol. Il gol per la Remo ragazzi, con Gabi che subito all'esordio, dopo tanto tempo, più che l'esordio, l'esordio su questo gioco se non sbaglio, dopo tanto tempo addirittura segna. Caffè, ecco qua. Non lo capisco ragazzi, non chiedetemi perché il caffè, vabbè. Caffè e caffè latte. Ma sono i cavalli. Beh, la faccia è sempre quella.
Va bene. Ok, parla con Giovanna e sei sul carro. Sarà quello che faremo appunto, ragazzi, nella prossima parte. Io vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video. Vi ricordo sempre i 100 mi piace, siete bravissimi. Lo scorso episodio, anche forse perché sono passati appunto 2 giorni, ma comunque siamo arrivati a quasi 200 like, non, cioè perlomeno adesso no, ma quasi 200 like, quindi grazie di cuore. Quindi vuol dire, ragazzi, che 100 ce la possiamo fare assolutamente, anzi quasi il doppio. Quindi ragazzi, 100 like per il prossimo episodio, mi raccomando, mi piace, scrivete, commentate, e se ogni tanto avrete dei ritardi o non esce, per favore non preoccupatevi, non arrabbiatevi, ma ho tanti impegni, ragazzi, non ce la faccio, forse uno al giorno, vabbè, tanti like forse ce la faccio, dai, vediamo un po'. Un saluto di nuovo, 409, ciao ciao.